Buonasera e bentrovati con Parliamone, la trasmissione, la rubrica di approfondimento giornalistico della nostra testata di TV Alfa. Questa sera con noi Francesco Carbone. Buonasera Carbone. Buonasera. Francesco Carbone è una persona di Villa Frati, in provincia di Palermo, che si è rivolta a noi, ha contattato tramite Facebook Mariangela Gallo, ma anche Luigi Cucchiara, quindi la nostra emittente TV Alfa, per raccontare una sua vicenda che parte nel lontano 2001 e che ancora oggi non si è conclusa, nonostante per qualcuno già questa storia è morta e sepolta. Lui però non si convince, va avanti e quindi non si ferma di fronte alle ostilità, di fronte agli ostacoli che gli sono stati messi davanti. E questa sera vogliamo ricostruire questa vicenda, perché vogliamo fare di questo caso un caso nazionale, magari partendo da una piccola emittente come la nostra, TV Alfa, per arrivare, visto che noi abbiamo quel motto della visione cittadina, per arrivare molto in alto. E questa sera parleremo di argomenti veramente scottanti, la magistratura, argomenti e temi che sono anche attuali, visto un po' il panorama politico che discute appunto di riforma sulla giustizia. Allora, Francesco, raccontaci questa storia che con documenti alla mano, con carte alla mano, ci hai raccontato. Non serve, non basta sicuramente un'ora per raccontare nei minimi dettagli la tua disavventura, però ecco, vediamo di racchiudere tutto quello che è successo dal 2001 ad oggi, possiamo dire, con questa parentesi nel 2008, quando si interrompe il tuo rapporto di lavoro. E per poi spiegare alla gente qual è il tuo appello, cosa vuoi che insomma da questa trasmissione poi alla fine esca e qual è il messaggio e l'appello che deve essere fatto dal punto di vista finale. Ecco, partiamo da 2001, cosa succede nel 2001? Praticamente nel 2001 a Verona viene dato in appalto tutto il trasporto postale. La ditta, l'impresa Sannita, prende l'appalto, che già ditta che già ha appalti a Venezia, Vicenza, Padova e altre città. Prende questo appalto, praticamente gli autisti delle poste vengono internalizzati, esternano questo appalto di trasporto postale e iniziamo a fare questo lavoro di trasporto postale. All'inizio le cose cominciano ad andare bene, poi si intoppa qualche cosa, in quanto praticamente le varie comunicazioni tra poste e appaltante interferiscono e vengono fatte una marea di sanzioni direttamente alla ditta appaltante. Sanzioni per quale motivo? Per ritardi? Sanzioni per ritardi, per stupidaggine, per qualsiasi cosa. Praticamente Poste Italiane faceva sanzioni alla ditta appaltante e la ditta appaltante pagava queste sanzioni. Spesso e volentieri le sanzioni erano addebitate agli autisti, in quanto dichiaravano che l'autista faceva ritardo, non consegnava la posta, c'erano disguidi e quant'altro, e questi soldi praticamente sono stati sempre prelevati dalle buste paga degli autisti per darle a Poste Italiane. Ecco, e dietro a questa anomalia tu cosa hai scoperto nel tempo? Quando hai capito che c'era qualcosa che non andava, dove sei andato a finire? Praticamente cosa è successo? Negli anni c'erano sempre queste sanzioni, controsanzioni. Il mio compito come responsabile del cantiere era anche difendere gli autisti dalle sanzioni fasulle. Praticamente io ribattevo e controribattevo le sanzioni sia al direttore del centro meccanografico di Postale di Verona sia a Venezia nel polo del Treveneto. Tutte le contestazioni da me fatte venivano tutte annullate e questo dava enorme fastidio al direttore del centro meccanografico di Verona. Primo perché non poteva, veniva... come si dice, messo meno la sua parola. Secondo, non riuscivano a prendere queste sanzioni economiche da parte degli autisti. E quindi praticamente in ogni caso questa ditta pagava questa somma. Cosa ti è sembrato strano? Perché la cosa strana era, che la ditta era come compiacente, come se... Non ti ribellava a questa... Quindi... Anzi, certe volte quando ribattevo io qualcosa per l'autista, l'appaltante difendeva anche Poste Italiane dicendo che era l'autista che non andava bene, era da cambiare, questo, quell'altro... Questo discorso quindi ti ha un po' indispettito. Sì. Sei voluto andare a fondo. Poi tra l'altro ci facevano fare sempre dei servizi che non ci competevano da contratto. C'è un contratto CCNL a livello nazionale che ha determinate regole. E praticamente queste regole non venivano rispettate.
sia per quanto riguarda le trasferte che non venivano mai pagate, sia per quanto riguarda i lavori che dovevamo effettuare. Praticamente noi come autisti non dovevamo fare alcuna opera di facchinaggio, trasporto carrelli a mano e quant'altro, in quanto questo lavoro dovevano fargli gli impiegati di Poste Italiane. Loro facevano che invece di mettere 30 impiegati a fare questo lavoro, ne mettevano 2-3 al massimo e il lavoro lo facevano fare a noi, ditta passante. Ecco, il fatto, l'anomalia è che la ditta, insomma, una volta multata, ma erano multe da quanto? Da 140 a 400 e passa euro. Che pagava l'autista Sì, o i vari autisti che avevano se praticamente determinato l'autista arrivava quell'orario? pure un quarto d'ora di ritardo alla presenza, però partiva comunque in orario, poi si addebitavano la multa dicendo che era arrivato in ritardo, anche se Perfetto. partiva in orario e consegnava tutto in orario. Bene, quindi cosa hai potuto capire da questo? Che visto che la ditta era compiacente, tanto alla fine pagava il dipendente, tra l'altro c'erano anche degli autisti che pare che erano insomma nel sistema e Sì, quindi non si lamentavano del c'era anche fatto un che autista che gli venivano. praticamente era un ex dipendente di Poste Italiane che non so per quale motivo si sia licenziato da Poste Italiane per venire a lavorare con la ditta appaltante per Poste Italiane. Cioè là c'è un posto sicuro per un posto incerto. Certo, quello che tu hai cercato di capire, quindi che hai capito, è che questa era una sorta di, tra virgolette, mazzetta che veniva data a Sì, Poste Italiane per diciamo mantenere uno questo scambio di appalto. denaro perché praticamente l'appalto non viene pagato da Poste Italiane SPA, ma dal Ministero, che sono degli appalti speciali Ho cosiddetti. capito, quindi questi soldi comunque andavano a Poste Italiane, Sì, i soldi per la penalità. non so che cosa ne facevano, se venivano distribuite tra i vari dirigenti come premi di produzione o quant'altro, però praticamente il passaggio era Ministero all'appaltante, l'appaltante tramite sanzione e quant'altro veniva passato questo denaro a Poste Italiane. Bene, quindi praticamente c'erano, abbiamo detto, degli autisti che non si lamentavano nemmeno. No, Ma è perché? Tu lo se sei la... spiegato? Perché, cioè, voglio dire, tu insomma lavori e guadagni 1.800 euro Non al si mese. lamentavano perché? Perché... Ogni ritardo, cioè metti in un mese 2 o 3 ritardi, lo stipendio insomma va a E farsi praticamente benedire. ci sono state tante autiste che a causa di queste multe hanno dato Dimissioni. dimissione, sono state costrette a dare le dimissioni perché praticamente le multe che pagavano erano più di quanto Lo stipendio guadagnavano. che prendevano, è E tra chiaro. l'altro queste documentazioni io ho consegnato alla Guardia di Finanza di Verona, sia la documentazione inerente alle estorsioni fatte agli autiste, uno in particolare. Ho consegnato alla Guardia di Finanza anche tutte le presenze mensile con un 30% di lavoro in nero o straordinario pagato in nero. Ho consegnato alla Guardia di Finanza anche tutte le ricevute dei soldi in nero che prendevano gli autisti. Ho consegnato anche video dei lavoratori in nero mentre lavoravano presso Poste Italiane. E qualcuno aveva anche il tesserino di Poste Italiane timbrato e firmato dal dirigente di Poste Italiane. Da questo punto inizia una ricerca un po' per capire quindi questi comportamenti. È lì che iniziano i guai, diciamo, di Diciamo Francesco sì, Carbone. perché praticamente si viene a creare, siccome c'erano nel 2007 c'era in previsione dei nuovi appalti. Previsione dei nuovi appalti praticamente c'era di bisogno un passaggio di denaro enorme dalla ditta a Poste Italiane. Quindi iniziano a succedere gravi disservizi, gomme tagliate, furgoni, mancano furgoni, ci rubano furgoni, praticamente per non far partire l'autista della ditta appaltante per fare servizio, parte invece dal posto nostro, parte l'autista di Poste Italiane, con un'oretta che fa di giro per consegnare la posta per i vari uffici, praticamente Poste Italiane addebita alla ditta 400-500 euro di sanzione, più il cambio di servizio. La ditta è come compiacente su questo, anzi, gli chiedo alla ditta come responsabile di darmi la possibilità di affittare furgoni, visto che i furgoni erano stravecchi, visto che non passavano più neanche le revisioni, comunque dovevamo usarle per fare servizio anche senza revisione. E la ditta fa orecchie da mercante, praticamente non vuole sistemare furgoni, non vuole prendere furgoni a noleggio né niente. C'era un episodio che ci hai raccontato a telecamere spente che era legato ad uno strano furto di furgoni, insomma, di mezzi di trasporto. Cosa è successo? Quando è successo? Diciamo, raccontiamo un po' questa. Praticamente questo strano furto è stato praticamente per
farmi contattare da certi personaggi delle autorità segrete. Praticamente sono state non rubate, ma solamente spostate due furgoni in data 14, cioè la notte tra il 14 e il 15 di settembre, di cui uno era un furgone immacolato nuovo preso a noleggio presso l'automobile Fiat di Verona, che è stato spostato dal CMP di Verona al Rovigo. Praticamente per poter riprendere questo furgone sia i carabinieri di Rovigo sia la ditta che aveva prelevato questo furgone dopo che era stato ritrovato, dopo che era stato rubato, diciamo, mi ha contattato un carabiniere a Rovigo dicendomi di essere uno che lavorava sotto sotto, servizi segreti sicuramente, che aveva parlato col colonnello, che sapeva che io avevo intenzione di fare denuncia alla magistratura per vari reati che io contestavo sia in poste sia all'appartante, e che mi avrebbe fatto parlare con un colonnello, mi avrebbe messo in contatto con qualcuno per poter io, visto che c'è questa collaborazione senza che mi esponga in prima linea facendo denunce, querele e quant'altro, accetto la collaborazione. E da lì è iniziato, diciamo, il mio calvario. Perché? Perché praticamente questa collaborazione con le autorità, prima con i carabinieri di Rovigo, poi mi hanno dato in consegna alla Guardia di Finanza di Verona. Praticamente alla Guardia di Finanza di Verona ho denunciato tutto, consegnando tutto il mio materiale in mio possesso, come ho detto poco fa, foto, video, le presenze mensili, l'evasione fiscale che c'era ogni mese, tutti i lavoratori in nero, compresi di numeri di telefono, indirizzi e tutto. Praticamente loro hanno fatto in modo di farmi ritardare la denuncia o distogliermi da presentare la denuncia. Praticamente non hanno fatto alcuna indagine. Non è stata fatta nessuna indagine, ma questo non fa fermare Francesco Carbone, che va avanti con nuove denunce, eccetera, eccetera. Raccontaci un po' questo episodio di quando il furgone è stato ritrovato. Quando è stato ritrovato, insomma, lì c'è anche una vicenda particolare con le forze dell'ordine. Molto strana. Che sono anche protagoniste in questo senso. Ecco, è particolare, ma dà anche l'idea di quello che è successo e di chi, sì, naturalmente stava per essere coperto in questa operazione, no? Praticamente lo stesso giorno che sono stato contattato da questo signor Giovanni dei servizi segreti, che doveva darmi a Rovigo il foglio di dissequestro, in quanto per una settimana non sono riuscito a prelevare questo furgone da questa officina, dopo mi dà questo foglio di sequestro, mi vado a Badia Calavena, Badia Polesine, che praticamente per andare a ritirare questo furgone in questa officina. Arrivo là, trovo il fratello del proprietario e gli dico di darmi il furgone, di consegnarmi il furgone, in quanto ero l'unico ad avere la chiave. Avevo anche con me il foglio che avevo firmato all'officina automobile e che ero l'unico che avevo l'incarico a prendere quel furgone, e il foglio di sequestro. Praticamente mi viene risposto che il furgone era stato prelevato. Alla mia domanda da chi è stato prelevato, se mi fa vedere la documentazione, mi dice che non può dirmi niente, questo e quant'altro. Allora che faccio? Chiamo il 112, arrivano i carabinieri invece di controllare se effettivamente il furgone fosse dentro l'officina o chiedere a chi avrebbe consegnato il furgone, praticamente se la prendono con me e mi invitano ad andare in caserma per esporre denunzie. Ho detto, ma se siete voi qua, perché non controllate se il furgone effettivamente è qui dentro, e se non è qui dentro, perché non prelevate il signore, lo portate lui in caserma per dirvi dove è finito questo furgone. Se io vado in caserma a fare una denuncia per questo furgone scomparso e poi il furgone si ritrova effettivamente dentro l'officina, detto, io mi becco una denuncia per dichiarazioni false, per qualcosa, giusto? E mi rifiuto di andare in caserma. Vengo e mi viene suggerito pesantemente di andare in caserma a fare denuncia. Io mi oppongo e chiamo la polizia. Chiamo la polizia, già al telefono mi risponde la signorina Centralino del 113 e mi viene detto, dice, come gli dico, c'ho problemi con dei carabinieri, dice, guarda che la denunziamo per procurare d'allarme. Ho detto, ma siete tutti matti oggi?